Sono arrivato alla direzione dell'orchestra direi attraverso una forte curiosità per gli strumenti dell'orchestra, per la timbrica degli strumenti, per la loro tecnica esecutiva che negli anni ho studiato con molta attenzione. E poi perché una naturale mia tendenza al canto mi ha portato appunto a sentirmi molto più vicino agli strumenti dell'orchestra che non al pianoforte. Lo studio di una partitura è un'operazione piuttosto complessa, perché nonostante diciamo, l'impostazione standard dello studio, che si può trovare nelle scuole, per esempio nei conservatori, credo che lo studio vero e proprio, che è parte molto personale di ogni direttore, si riesce ad affinare nel tempo grazie in qualche modo anche all'esperienza no? e al risultato che questa ti dà di volta in volta. Nel rapporto con l'orchestra. Inizialmente per me lo studio della partitura prevedeva il rapporto con il pianoforte, anzi quasi era inevitabile. Eh, poi dirigendo mi accorgevo che il uh, rapporto timbrico, per esempio del, in una frase del flauto dell'oboe o no? del violoncello, eh, quasi mai corrispondeva a quello che io avevo fatto precedentemente durante lo studio col pianoforte. E quindi nel tempo ho cambiato l'approccio perché ho sentito di più l'esigenza, cioè l'apertura attraverso il canto, il rapporto con il canto, che era certamente molto più vicino e molto più affine a quello degli strumenti dell'orchestra. Questi elementi come il tempo, la dinamica e la logica hanno un ruolo molto importante per un direttore, per un musicista in generale, per un esecutore in generale. Vorrei dire prima di tutto però che questo è un rapporto importante per chi compone. Nella mia esperienza compositiva questo è un rapporto che determina no, la forma che si vuole dare ad una, ad una composizione musicale. Eh, nello studio della partitura questi elementi sono fondamentali per rintracciare appunto il, i fili del discorso di una, di una composizione e provare a legarli insieme. Chiaramente la, la risposta dell'orchestra è importantissima, quindi bisogna avere un'idea molto precisa di questi elementi prima di affrontare il lavoro con l'orchestra. Essere anche disposti a cambiarli, a modificarli, ad apportare spesso modifiche sostanziali. Perché l'orchestra interpreta questi elementi in modo differente da quella che è l'idea che un direttore si forma durante lo studio della partitura. Dirigere a memoria è una esigenza, un'esigenza vera, importante. Io dico senza troppo sorridere che da sempre dirigo a memoria per difetto. E questo ha fatto dire ad un direttore artistico piuttosto <ride> famoso in Italia che probabilmente dirigo a Memoria perché non conosco la musica, sì, sì. In realtà dirigo a Memoria perché dopo la terza lettura di una partitura è già tutto chiaro nella mia testa, ma questo eh, oggi lo considero in qualche modo un vantaggio, un privilegio addirittura. E poi eh, successivamente ho scoperto che questa è un'esigenza fondamentale per me. No? quello di dirigere la memoria, perché mi consente un rapporto assolutamente diretto con gli orchestrali. La, la mediazione della partitura è un ostacolo per me oggi. Mm, non riesco ad immaginare di dover leggere, tradurre e poi no? dettare all'orchestra eh, diciamo, le direttive. Mm, è qualcosa che non riesco a, così, a, a far conciliare questi elementi. Quindi eh, dirigo a memoria perché in qualche modo mi piace pensare di partecipare all'esecuzione in modo diretto, quindi insieme agli, agli altri musicisti dell'orchestra. Il rapporto con il pianoforte è un rapporto molto conflittuale e lo è diventato in modo sostanziale quando... Eh, ho approfondito particolarmente il rapporto con gli strumenti dell'orchestra perché il pianoforte è uno strumento meraviglioso, bellissimo, straordinario, ricchissimo, ma non potrà mai avere la gamma e la tavolozza, diciamo, coloristica di un'orchestra. Ho smesso di studiare le partiture al pianoforte proprio perché non mi consente questo appunto di riprodurre il suono di un flauto o di un violoncello. Dall'altra non posso negare che è una attrazione irresistibile il pianoforte per me. Suonare una sonata di Beethoven o un notturno di Chopin è irresistibile. E chiaramente l'approccio non è un approccio uh, uh, fortemente tecnico-meccanico, ma come dice un mio amico pianista, concertista, dice che è un rapporto più del dirigere la tastiera. Sicuramente mi ha arricchito nel tempo moltissimo ma eh, nello stesso tempo ho, ho dovuto prestare molta attenzione a che questo non eh, mi condizionasse eccessivamente appunto nel mio rapporto poi con la partitura orchestrale. Questo è un elemento finale, direi veramente l'ultimo atto dello studio eh, di una partitura. Credo che l'errore più grande che si compie in una scuola di direzione d'orchestra per i giovani eh, direttori è quello di pensare o di concentrarsi eccessivamente sul gesto all'inizio, che eh, in realtà condiziona molto in senso negativo la musica. No? questo fluire della musica. Eh, la musica deve accadere perché possa esprimersi in tutta la sua magia e perché questo eh, possa essere, il gesto dovrebbe essere una naturale conseguenza di uno studio approfonditissimo della, della compagine musicale. E quindi tutta la musica che vi è dentro, tutti i segreti che riesci a trovare, in qualche modo si trasformano in gesto. Non è il gesto che trasforma la musica, ma... È la musica che condiziona fortemente il gesto. E questo fa sì che in qualche modo sia associabile al, al pennello per un pittore, che non saprà mai in che direzione il pennello si muoverà e con quale intensità, no? per dare appunto dei toni chiaroscuri. No? Questo per lui è, è accade, e accade attraverso questa sorta di prolunga, non della mano, non dell'arto della mano, ma del pensiero. Quindi il gesto risiede nel pensiero e non nell'articolazione della mano, eccetera. Quindi non c'è uno studio del dirigere da un punto di vista della gestualità. Direi che ci sono dei gesti di base per tracciare i, i vari tempi, no? Eh, L'articolazione anche di questi tempi. Chiaramente un grande direttore d'orchestra non può immaginare di rimanere imbrigliato. In questa, in questa gestualità uh, di base, perché come dicevo prima condizionerebbe eccessivamente la musica. Quindi è solamente eh, direi un uh, vocabolario iniziale su cui poi costruire tutto il resto. Il rapporto con l'orchestra è quello che in qualche modo ti dà ragione di come hai studiato, di quanto hai studiato e di, quanto tu, eh, di quale idea tu ti sia fatto su sullo spartito da dirigere, sulla sinfonia da no? dirigere. Perché il rapporto con l'orchestra è estremamente rivelatore di incredibili sorprese che non avresti mai eh, pensato di avere. Perché durante lo studio della partitura, almeno personalmente, cerco di compiere tutte quelle indagini necessarie no? affinché eh, il mio rapporto iniziale di lavoro possa essere il più possibile compiuto, bene, composito anche, cioè che abbia tanti elementi in sé. L'esperienza mi ha insegnato che in realtà l'orchestra ha la capacità di eh, proporre cose che io non avevo assolutamente messo in conto durante lo studio. Eh, lavorando con delle grandi orchestre ho trovato strumentisti straordinari che hanno proposto eh, possibilità esecutive, da un punto di vista timbrico, da un punto di vista del fraseggio, dell'articolazione di alcune frasi che spesso non avevo assolutamente considerate durante la fase di studio. Il eh, rapporto con l'orchestra è un rapporto di grande sensitività e per questo è un rapporto eh, molto non difficile, ma di grande responsabilità nella sua gestione. Perché, come tutti i grandi rapporti d'amore, in qualche modo no? eh, prevedono un'enorme onestà, eh, perché l'obiettivo comune è quello di eh, creare questa sorta di magia e la magia accade. Non può essere preventivata, non è uno studio a tavolino. La, la magia, e quindi, in questo senso, credo che il rapporto con l'orchestra, appunto, è un rapporto di verità totale dello studio fatto precedentemente. È un rapporto che evolve se eh, il presupposto iniziale, come dicevo, è un, uh, un rapporto idealmente eh, sensitivo altrimenti non succede nulla. Probabilmente in quel caso è meglio evitare eh, di continuare a lavorare perché, perché non, non, non si rivela nulla, la musica non si rivela, per cui non è neanche più un rapporto meccanico, per così dire. Quindi evolve, certamente più che evolve, si trasforma, direi. Non evolve, si trasforma, perché il rapporto iniziale eh, rivela che c'è un grande potenziale nel rapporto tra il direttore e gli orchestrali. E, è un rapporto che una volta stabilito può appunto rivelare delle cose meravigliose, una ricchezza straordinaria, si ha sempre più voglia di continuare a lavorare e a fare meglio. Ecco, il rapporto col solista invece è un rapporto, eh, direi una scommessa vera e propria. Io ho avuto la fortuna di lavorare con dei grandi solisti. Eh, che hanno alle spalle carriere straordinarie, che hanno suonato cose meravigliose più volte, quindi riproponendo più interpretazioni diversificate. Eh, per me è stato, non posso negare, un arricchimento straordinario. Come per l'orchestra abbiamo obiettivi comuni, ma spesso partendo da punti di osservazione completamente eh, diversi. Eh, questo può essere un, uh, un elemento che distorce in qualche modo, no? cioè che nuoce all'esecuzione finale. Quindi, grazie al cielo non è ancora accaduto, però, uh, questo è un altro rapporto assolutamente importantissimo perché appunto si arrivi ad ottenere una grande esecuzione.